Amiconi di Player Inside, come state? Ritornano le vostre postazioni. Ritorniamo a giudicare come mettete le console, come mettete i cavi, la casa che avete, e vostra mamma, vostro papà e anche gli altri E parenti. poi la vostra collezione pure. Quindi prima Ah, mamma, papà, parenti, poi la vostra collezione. sì. Cominciamo con Alessio Mazzola che ci Sì. mostra la sua postazione sotto al letto. Immagino sia un letto. Sì. Immagino sia una postazione da streamer. Potrebbe No. non esserlo in effetti, non vedo un microfono Midna, Non ci sono ma microfoni. spesso ragazzi le postazioni che ci mandate sono da streamer o streamer wannabe oppure da youtuber wannabe, È eccetera. vero. A tal proposito, vi consiglio un corso che è di un nostro amico che stimiamo e con cui comunichiamo molto spesso perché è anche il gestore del nostro network di cui noi facciamo parte, ovvero Roberto Buonanno. Il corso si chiama Influencer in 100 giorni e capisco che magari il nome potrebbe far storcere il naso ad alcuni di voi, sia per il termine influencer, sia per la troppa facilità con cui sembra essere presentato questo corso in 100 giorni. In realtà il titolo è così, d'accordo, però vale anche per chi vuole essere youtuber, streamer, sì, anche influencer volendo. Fatto sta che ci sono dentro tantissimi consigli che sono molto utili per chi vuole cominciare, perché spesso la domanda che ci fate tantissimi di voi, soprattutto in live, è: voglio cominciare a fare lo streamer, che cosa devo fare? Noi che cosa diciamo, Midna? Dovete avere un'idea. Esatto, dovete avere un'idea. E qui devo dire che trovate tantissimi consigli da chi nel settore c'è da molti anni, praticamente da quando noi siamo su YouTube, forse anche Sì, prima. da prima in Sì. realtà. L'idea di fondo dovete averla comunque, rimaniamo di questo parere. Però ci sta che, e magari all'epoca sarebbe stato utile anche per noi, avere qualche consiglio per partire bene e per poter proseguire sulla retta via, per fare in modo di gestire la propria attività, che può essere intanto un passatempo, poi un lavoro. Nel link in descrizione trovate tutti questi consigli, c'è il sito che vi spiega benissimo in che cosa consiste questo corso, Influencer in 100 giorni, e poi decidete voi stessi se prenderlo in considerazione. Però sappiate che se ve lo consigliamo noi, che di solito di queste cose non ne consigliamo mai, non è solo perché Roberto è un amico, ma anche perché sappiamo che è un professionista che ha avuto a che fare con tantissimi youtuber nel corso della sua vita, tra cui anche noi. Tra cui anche noi, quindi Ora, noi insomma. ci siamo fatti abbastanza da solo, Roberto. Se è Cioè, nel vero, senso, se è vero, però noi a nostra volta abbiamo dato consigli a Roberto. è vero. Beh, Quindi li trovate là dentro. è un loop, Fammi un loop. vantare, Roberto. Continuiamo. E continuiamo appunto con il letto di Alessio, il Sì. letto postazione, che, beh, non Ma è la verità male. è che sarebbe in realtà anche meglio se togliesse quella bandiera con quei tralicci appiccicati al letto, Ma sono alle delle. tavole del Ah, letto, sì. sarebbero meglio, perché sanno di cable management fatto male, caro il Fanno mio di. Alessio. Però il cable management in Sì. realtà non è fatto No, il male. cable management tu dici non è proprio una merda. No, per. Ah, quel muro con le piedate. Vedi. Io una volta ho visto un muro con le frenate di merda. Non chiedetemi perché. C'erano frenate di merda sul muro. L'ho escluso quella postazione da lì perché era veramente una cosa allucinante. Ciccio Spadola, Ah, allora. essenziale, Tu essenziale. dici a me triggera Quella tantissimo. parete vuota a sinistra. Aspetta, No, che. lo so io. Che Che non è simmetrico, è tutto spostato a sinistra la la TV postazione. non è al centro del Ma mobile. perché in realtà è al centro della parete, o quasi, perché tiene conto della parete attrezzata anche dalla parte superiore. Midna, stavolta mi sei caduta sull'uccello. Non lo so, ne sono venuta sull'uccello, ma secondo me doveva essere al centro del Poi mobile. anche. Allora, ragazzi, votate. Lo so, non ci sono i sondaggi. Votate centro del mobile, centro della parete. E così, con la luce così, Ah, spenta, quindi di apparso. notte diventa un savage con la birra, la canna, la Esatto, cioè droga, dalle Yankee Candle alla Passiamo alla droga. droga. Cristiano e Federica, ora io. Ci sono volte in cui io ritengo, no, che magari uno dice, sai, la mandiamo la foto a Player Inside per le postazioni? No. No, Ecco, io. questo forse è uno di quei casi. Uno Avrei dice, evitato. Perché? perché? Perché la La ciabatta? ciabatta l'hanno messa sospesa al muro perché l'ha presa là sopra Ma e passa pure davanti al quadro, no, perché? all'appendiabiti. Appendiabiti che ha messo E che è altissimo. orribile. Scusa, come fai ad appendere la B? Io non ci E arrivo. poi soprattutto quando appendi un cappotto, magari lungo, no? Sapete quelli stile Matrix, magari non si usano più. Va sul Travolgi televisore. il televisore in 3x2 casca, in avanti e indietro.
Davide, tu lo sai che mi piacciono queste postazioni così sì. belle, piene, ricche. Belle, piene, ma allo stesso tempo ordinate, cara Midna. Allo stesso tempo ordinate, esatto, ti dico. Ordinate, allo stesso perché tempo ci ordinate. Sono pure tutti i controller, tutti sì. i cosi. Questo ho fatto per la foto, poi li buttate a terra. Ma questo è proprio un sonaro incallito, perché ha tutte sonaro. Le PlayStation esposte. Maledetto sonaro. E poi abbiamo anche giochi da tavolo sulla parte sinistra. Ben Hero, ti ricordi Ben Hero? Certo 2010. Che mi ricordo. E poi tante cose sparse, non necessariamente videogame based, no. Anche Lego, se non sbaglio, Funko Pop. Ragazzi, volete essere originali? Vi comprate Funko Pop, ce l'hanno no. tutti. Ah, non malissimo. Non male, nel senso che lui l'ha fatto un po' ad hang, cioè nel senso a peso. Però qui si svela che le sì. console sono tutte staccate. Allora, mi cadi sull'uccello. Allora mi cadi sull'uccello pure tu. Sull'uccello e mi bari. Qui mi bari, ma anche mi bitonto per dire. Eh no. Vabbè, sono lì esposte. Però dai, in generale si vede che uno che il cable management lo sa fare. Ragazzi, le spiraline non si usano più dal 2005. Gaia Russo ci mostra la sua postazione. Lei dice che si sta impegnando a imparare per il cable management, eccetera, eccetera. Sì. Intanto la sua postazione è molto semplice, bianca, cute, sì. anche se... mensole un po' vuote. Ci vuole qualcosina in più. Metticelo quattro cacate. E avrei abbinato anche il monitor e il mouse e le cuffie al colore bianco, rosa. Rosa o bianco-rosa. Rosa. Sì. Ha messo il cable management con la spiralina e Raiden. Allora, ti stai impegnando o lo stai solo dicendo di impegnarti? Aia! Perché qui impegno... Vabbè, allora, le spiraline. Queste sono le spiraline, quelle lì, tra l'altro, a chiusura unica, non a girare. Non sono proprio spiraline, ma sono... avvolgicavi di plastica. Anche questi fanno cacare, secondo me. Però messe dietro ci possono stare, sì. ci possono stare. Giovanni ci fa vedere le sue belle infradito, ci fa vedere la sua postazione. Ma le togli quando fai la foto, toglile. Allora, io vedo almeno due cose che non vanno. Okay. Uno, la finestra là che non la puoi aprire perché c'è la TV. E vabbè, di necessità virtù, almeno prende aria, si dissipa meglio il calore. E poi? E poi il termosifone dietro alla esatto. PlayStation. Così le console vi esplodono. Così la PS5 esplode. Uno dice, ma no, Red, dai, non esplode. Ma non scherzare perché esplode. Ma no, ma che c'entra tanto alla sua dissipazione? Esplode la PS5 e tutta la cazzo di casa. Allora, Giovanni Caruso, sì. mi devi dire che lavoro fai. Secondo me è un notaio. Perché tipo il notaio con la postazione da gaming. Che però ha pure la sedia da gaming che stona tantissimo rispetto al resto dell'arredamento. Oppure suo padre o sua madre che fa il notaio e quindi... E lui gioca nell'ufficio. Forse è il notaio, questo fa il farmacista e lui gioca, proprio gli scassa il cazzo al papà o alla mamma di giocare là. Perché con la PS5 messa lì, sì, un po' sì. costretta la PS5 un po' costretta, lì. Un po' costretta. Lorenzo, va bene, io non so cosa dirti. La tovaglia. La tovaglia è elasticazzata, tra l'altro. E poi cos'è il mini bancale per tenere la PS4? Oh! Ma questa è una rubrica seria! Ma che cazzo ci mandate ste cose? Allora, io guarderei... Per me questo è gore, per me questo è... crudeltà verso le postazioni. Calma, ragazzi. Ma cosa? Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, sua discolpa è la casa delle vacanze. Ma che cosa me ne frega a me che è la casa delle vacanze? Allora, guardando dietro la TV scopriamo questo, che non migliora. Che è la parte migliore di tutta la situazione. E poi questo è quello. Ma che... no, il bancale! Col chiodo! Il chiodo a vista! Quella polvere con le ditate. Ma cosa fai? Che cabbo fa? Ma cosa? Dobbiamo giudicarla veramente? Respira. Lucio Cipolletta, non è male la postazione così sì. tutta nera. Ma c'è uno... Allora, una cosa che mi triggerà. Però posso dire, prima della cosa che ti triggerà, è stato bravo pure a riverniciare la canalina per i cavi. Bravo, questa è una cosa che non tutti fanno e non tutti sanno. Allora, bravo. Mi devi dire che cos'è che mi triggerà, indovina. La PS5 in orizzontale. E la Xbox in verticale. Allora... Io lo so, questa è questione di spazio. Effettivamente la PS5 in verticale forse sarebbe andata troppo vicino alla TV. Secondo me no. Però se la PS5 è in verticale è la Xbox in verticale. Se la PS5 è orizzontale è la Xbox in orizzontale. Roberto Tudisco sì. non ci presenta una scrivania chissà quanto eccezionale. Adorna. Con una ciabatta multiprese, insomma, che a si vista. Vede, però ordinata. Non ci presenta una postazione TV
anche perché non si vede granché, l'inquadratura è un po' troppo ravvicinata. PS5, PS5. Beh, tutti quelli che ci seguono hanno la PS5. Ma anche tanti Xbox. Sì, sì. No, dico che si trova difficilmente. Ah, sì, è vero, ma ci presenta una bella collezione. Oh, ben guarda esposta. Che carina, guarda che carina. Brava, bella, mi piace. Cioè, nel senso, a me me la succhi, però è carina. Saimir Ferrati, okay. Allora innanzitutto quella... c'è la Level Up. Ah, Level Up. Ah, Level Up. Signori, a proposito di Level Up, devo fare sponsorone. Beh, no, in realtà c'è il 25% di sconto, mi raccomando, soltanto per oggi, poi basta. 25% link in descrizione. Di... link in descrizione, codice sconto Player Inside. Oh, e riprendiamo sì, con Saimir Ferrati, che sicuramente ha comprato il nostro codice Player Inside, sì. E che ci presenta questa postazione. Quella non con... è una PS5. È una mini PS5. Abbiamo la mini PS5. Ma è pazzesco, è fatto proprio a forma di PS5. La PS5 Slim. E poi questo è il che diciamo abbastanza buono. Allora è buono, però quei rigoli. Qui. Qui cosa? Qui cosi? Quei rigoli di fili, quei, quei fili, quei ragguagli, quei ringogli, quei fili, quei fili di però quei rigomitolati, cioè nel senso che fanno il quei cazzo di fili. Miglior postazione ovviamente vince Davide, non, allora non ci, siamo, non ci siamo consultati, ho deciso io. No, no, ma sono d'accordo, sono d'accordo. Mi piace di più, quindi ovviamente non c'è niente da dire ragazzi. È un bell'angolo, bello pieno ragazzi, l'occhio vuole la sua parte e l'occhio deve riempirsi. Peggiore ragazzi, Lorenzo Vitaletti, ma che allora, sì, da, scusami, hai fatto la foto alla postazione alla casa delle vacanze? Ma perché non facevi quella della casa non le dei non vacanze? Perché voleva vincere la peggiore postazione, perché chi vince la peggiore postazione vince 8 milioni di euro. No, l'abbiamo diminuito il prezzo. Ah? Vince un Nintendo Switch OLED. Vabbè, non è male. No, non è male. E adesso passiamo al miglior cable management. Saimir. Beh, sì, direi di sì, lo vediamo anche da qua. Vi ricordiamo Level Up, 25% di scambio e basta, insomma, facciamo i cazzoni. Comunque devo dire che effettivamente dà l'idea di ordine, per quanto abbia diverse cose, anche se non c'è una console. Eh no, c'è la PlayStation 5 Slim. Ah, c'è la PlayStation 5 Slim, giusto. Bene ragazzi, allora, fantastico, continuate a mandarci le vostre postazioni. Uno, chi si offende è fetente. Due, basta. Alla prossima. Ciao.